Questa mattina, all'Università degli Studi di Salerno, si è tenuto il secondo appuntamento del ciclo Verso Job in Campus, dal titolo La Campania è una terra da coltivare. Ne abbiamo discusso con i protagonisti. Raccontiamo da sempre che la Campania è una regione ricca di risorse ambientali, naturali, culturali, enogastronomiche, e però viviamo comunque una fragilità socio-economica importante che è causa e anche la conseguenza naturale della disoccupazione, soprattutto quella giovanile. Però bisogna passare dalle teorie, dai modelli teorici alle azioni concrete. E questa è una cosa che a volte viene chiesta soltanto alla politica, ma un processo di sviluppo non è un evento, è un processo che deve essere innanzitutto condiviso da tutti gli attori del territorio, la politica, l'università, gli imprenditori, quindi le associazioni di categoria, i professionisti, la burocrazia, il volontariato. Ognuno può costruire e dare un contributo, un pezzo di responsabilità per sollevare la nostra regione, che ce la può fare, e noi abbiamo tutte le potenzialità e tutte le opportunità per fare bene. Vedo che l'opportunità incontra i talenti. La Campania non ha bisogno di talenti, ha bisogno di persone normali che però abbiano coraggio, passione, determinazione, competenza. Persone che sappiano lavorare, organizzare e soprattutto che scelgano di lottare in Campania. La tentazione di andare via è forte, ma deve essere più forte l'amore per la nostra Campania. Ma sicuramente l'attrattività della Campania, di questo si parla, rispetto alla capacità di mettere insieme turismo, enogastronomia e agricoltura, è sicuramente un connubio importante. C'è comunque alla base una fondamentale esigenza, diciamo, di sviluppare mercati. L'industria conserviera in Campania è da sempre, come dire, l'apripista di un percorso di internazionalizzazione che vede i nostri prodotti, quelli conservieri, quello trasformato, all'industria campana in particolare, arrivare in ogni dove e in ogni luogo. C'è sicuramente grande possibilità per le nuove generazioni di investire in questo settore, di investire con le nuove tecnologie, con i nuovi strumenti e soprattutto con la capacità di arrivare, attraverso anche una comunicazione molto più veloce, un'informazione molto più veloce, nel mondo. È un processo importante, complicato, nuovo, ma che richiede appunto grande sensibilità da parte delle istituzioni, che possono sicuramente accompagnare questi processi evolutivi, ma delle nuove generazioni che devono, con il linguaggio moderno, immaginare questi canali di sviluppo. Il mondo del vino ha avuto delle notevoli trasformazioni negli anni. In particolare, negli ultimi anni si è sviluppato un potenziale mercato per l'enoturismo. Noi come azienda Viniforno abbiamo creato un'azienda agricola tenuta alle Lune del Vesuvio, che è stata appunto caratterizzata e si caratterizza per fare un turismo di qualità enogastronomico. Infatti a Tersigno, nel Parco Nazionale del Vesuvio, noi ospitiamo ogni giorno decine di turisti che vanno a Pompei, a Sorrento, a Napoli e poi vengono da noi per visitare i vigneti, fare la passeggiata a cavallo e soprattutto degustare le eccellenze agroalimentari del Vesuvio. In primis la Lacrima Christi che noi produciamo, ma anche i vari pomodorini del Piennolo, l'olio del Vesuvio, che sono delle eccellenze uniche e particolari.